C'è urgente necessità di porre fine alla presenza dell'ISIS nelle regioni in cui ha preso posizione in Iraq, così nel documento conclusivo del vertice di Parigi di lunedì. E circa 30 paesi partecipanti, tra cui anche l'Italia, presente il ministro degli esteri Mogherini, si sono impegnati a sostenere con tutti i mezzi necessari il nuovo governo iracheno nella lotta contro il gruppo jihadista, incluso un aiuto militare appropriato. Il capo dello Stato francese Hollande ha invitato i partner occidentali ed arabi ad impegnarsi chiaramente e con forza al fianco delle autorità irachene. Ancora dati negativi per i prodotti industriali nel nostro paese. Secondo l'Istat, l'indice dei prezzi è diminuito del 2,4% su base annuale e dello 0,6% a livello mensile. Il settore più in flessione è quello dei prodotti petroliferi raffinati, meno 6,2% in ambito europeo, meno 6,7% extraeuropeo.